pomeriggio, piccoli amici, e bentornati nella mia soffitta. Sono sempre io, Alessandro Ramin, e oggi continueremo il nostro meraviglioso viaggio nel mondo di Oz. Vi chiedo umilmente scusa per l'altra volta, ma ho avuto problemi di connessione e non sono riuscito a caricare il video dell'omino di latta. A presto ve lo farò vedere. Oggi dobbiamo andare avanti, mi raccomando, eh? Abbiamo conosciuto tanti amici in questo percorso. Dorothy, con il piccolo Toto, che dopo questo tremendo uragano sono arrivati nel mondo di oggi e hanno conosciuto questa strega buona del nord, hanno conosciuto il popolo di questo mondo di oggi, che sono i mastichini, e la piccola Dorothy, per tornare a casa, deve andare per forza nella città di Smeraldo a conoscere il mago di oggi. Basta seguire solo il sentiero di pietre dorate. Lei si incammina e comincia a conoscere degli amici che la condurranno assieme alla città di Smeraldo. Il primo che abbiamo incontrato è stato lo Spaventapasseri. Ricordate, Spaventapasseri in un campo di grano, fatto tutto di paglia, e ha un sogno questo Spaventapasseri, quello di avere un cervello. L'altra volta abbiamo conosciuto un altro personaggio, che è il taglialegna di latta, che era un uomo in carne ed ossa, e per un brutto maleficio è stato costretto ad essere completamente di ferro. E anche lui aveva un sogno nel cassetto, quello di avere un cuore, per poter amare, e poter sentire e avere dei sentimenti. Oggi conosceremo un altro personaggio del nostro viaggio. Siete pronti? Mi raccomando, allacciamo le cinture e si riparte da dove eravamo rimasti. Pronti? Via! Mentre parlavano, i tre avevano continuato ad inoltrarsi nella foresta. La strada era sempre lastricata di pietre gialle, ma sopra c'erano caduti tanti di quei rami secchi e foglie che a camminarci sopra si faceva una gran fatica. C'erano pochi uccelli in quel posto buio e intricato. Non si udivano né canti né trilli, ma di tanto in tanto, dal folto, si alzava il cupo brontolio di qualche animale feroce. Ogni volta Dorothy sussultava, con il cuore in gola, e Toto, a coda bassa, le trotterellava le caviglia, spaventato pure lui. «Quanto tempo ci vorrà per uscire da questa foresta?» chiese Dorothy. Non aveva finito di pronunciare l'ultima parola che dalla foresta si alzò un terribile ruggito, e un istante dopo un leone enorme balzò in mezzo alla strada. Con un colpo di zampa fece volare lo Spaventapasseri sul ciglio della strada, poi con i suoi possenti artigli cercò di carpire il taglialegna di latta. Ma con sua grande sorpresa gli artigli scivolarono sul metallo e l'unico risultato che ottenne fu di far cadere a terra il povero ometto. Il piccolo Toto, trovandosi davanti a un nemico in carne ed ossa e non una voce, soltanto ignota e terribile, riacquistò tutto il suo coraggio e, abbaiando a più non posso, si lanciò contro il leone, che subito spalancò una bocca grande come un forno per divorarlo. Dorothy, nel vedere che il suo amato cagnolino stava per fare una gran brutta fine, senza badare al pericolo, si precipitò sul leone e lo schiaffeggiò sul muso con tutte le sue forze, gridando: «Non osare a toccare Toto! Vergognati, grande e grosso come sei, cercare di mordere un cagnolino!» «Ma io non l'ho morso!» borbottò il leone, strofinandosi il muso laddove Dorothy l'aveva colpito. «No, però ci hai provato! Sei un gran vigliacco, ecco!» «Lo so!» sospirò il leone, chinando la testa vergognoso. «L'ho sempre saputo, ma cosa posso farci?» «Se aspetti che sia io a dirtelo, aspetterai un pezzo.
E se penso che, oltre a cercare di mordere Toto, hai colpito un povero fantoccio imbottito di paglia come lo spaventapasseri. È imbottito di paglia? La interruppe il leone. E fissò esterrefatto Dorothy, che rimetteva in piedi lo spaventapasseri e cercava di ridargli un po' di forma, spianandogli le ammaccature. Certo che è di paglia, fu la brusca risposta. Ecco perché è volato via in quel modo. È fatto di paglia anche l'altro? No, disse Dorothy, intanto che aiutava il taglialegna a tirarsi su. Questo è di latta. Ora capisco perché quasi mi sono spuntato gli artigli cercando di graffiarlo, rifletté ad alta voce il leone. Ecco perché gli artigli hanno fatto quel rumore stridente che mi ha dato un brivido lungo la schiena. E quell'animalino minuscolo che hai difeso con tanto coraggio, chi è? È il mio cane Toto. È di paglia o di latta? Niente del genere, è un cane vero, in carne ed ossa. Ah sì, ha un'aria buffa, e a guardarlo bene è anche molto, molto piccolo. A nessuno sarebbe venuto in mente di mordere una creatura come questa, se non a un vigliacco come me. E la voce del leone si fece molto triste. Perché sei un vigliacco? Chiese Dorothy, guardandolo meravigliata. Una belva grossa, quasi come un cavallo. È un mistero, disse il leone. Credo di essere nato così. Tutte le bestie che vivono nella foresta pensano che io sia coraggiosissimo. Il leone è o non è il re degli animali? Per fortuna, fin da piccolo, ho imparato che il vigliacco no. Un'arma ce l'avevo. Il mio ruggito. Con quello riesco a mettere in fuga chiunque. Tutte le volte che ho incontrato un uomo sulla mia strada, quasi morivo di paura. Ma poi bastava un ruggito, uno solo, per vederlo scappar via a gambe levate. Se a un orso, un elefante, una tigre venisse in mente di assalirmi, sarei io a scappare. Sono così vigliacco. Ma non appena ne intravedo uno alla lontana, spalanco la bocca e ruggisco. E quelli se la squagliano. Non è giusto, esclamò lo spaventapasseri risentito. Il re degli animali non può e non deve essere un vigliacco. Lo so. E con il pennacchio della coda il leone si asciugò una lacrima. Tu sapessi come sono infelice. Ma non riesco a vincermi. Se sento odor di pericolo, il cuore comincia a battermi all'impazzata. Forse hai un cuore malato, disse il taglialegna. Chissà, può darsi. In questo caso dovresti essere contento, riprese il taglialegna di latta. Se hai mal di cuore significa che un cuore ce l'hai. Io invece non potrei mai soffrire di quella malattia perché il cuore non ce l'ho. Però, ribatté il leone, se non avessi un cuore forse non sarei tanto vigliacco. E il cervello ce l'hai? Domandò lo spaventapasseri. Penso di sì, ma non ne sono sicuro però. Non ho mai guardato dentro la mia testa. Io vado dal grande Oz a chiedergli di darmene un po', riprese lo spaventapasseri. Perché nella mia testa c'è solo paglia. Io invece gli chiederò un cuore, aggiunse subito il taglialegna. E io? Gli chiederò di aiutarmi a tornare a casa nel Kansas, concluse Dorothy. Credete che Oz mi darebbe un po' di coraggio? Chiese timidamente il leone vigliacco. Se può dare un cervello a me, disse lo spaventapasseri. E a me un cuore, gli fece ecco il taglialegna di latte. Se può aiutarmi a tornare dai miei zii nel Kansas, concluse Dorothy. Allora, se mi accettate, vengo con voi, decise il leone vigliacco. Non ce la faccio più a vivere così, senza un filo di coraggio. Sei il benvenuto, disse Dorothy. Con i tuoi ruggiti terrai lontano le altre bestie feroci, però... Se si lasciano spaventare tanto da un ruggito, dubito che siano feroci davvero. Forse sono vigliacche come te.
L'hai proprio indovinata, mise il leone, ma questo non mi rende più coraggioso. E finché sarò così vigliacco, mi sentirò terribilmente infelice. La piccola brigata si mise di nuovo in cammino. Il leone si era messo a fianco di Dorothy. In principio, la faccenda non andò per niente a genio a Toto, che non dimenticava di essere stato a un pelo dal finire tra le fauci del leone. Pian piano cominciò a prendere confidenza con il bestione e dopo poco erano amici per la pelle. Avete visto? Oggi abbiamo conosciuto un altro personaggio della nostra storia. Un leone, il re della foresta. Però lui era un leone particolare, era grande e grosso, ma aveva paura. E anche lui ha un sogno. Quindi, elenchiamo i sogni. Dorothy vuole tornare a casa sua nel Kansas. Lo spaventa passeri vuole un cervello. L'uomo di latta vuole un cuore. E il leone vuole un po' di coraggio. Mi raccomando, memorizziamo tutte queste cose. Ci vediamo tra un po' e oggi faremo un gran bel leone fifone. Ciao ragazzi, aspettatemi. Eccoci tornati, cari amici. Forse questa volta ce la facciamo. Dobbiamo disegnare il leone. Che cosa ci servirà oggi? Semplice. Delle matite colorate. Una matita. Per chi vuole una gomma, ma non importa. Della colla. Conoscete questi sugli acquerelli? A me piacciono tanto perché sono facili e non ci si sporca troppo. E l'elemento magico di oggi. Che cos'è? Voi sapete che cosa sono questi? Sono i sacchetti solitamente dove si mette il pane, dove si usa mettere dentro, non so, la frutta, la verdura. Ce li abbiamo tutti questi in casa, di questo colore un po' marroncino. E un paio di forbici. Tutto chiaro? Ma voi direte, ma che cosa serve questo? Lo vedrete, non abbiate paura. Allora noi con un paio di forbici dobbiamo... Vedete? Vi faccio vedere. Dobbiamo tagliare una striscia del nostro sacchetto e ci viene fuori una cosa così. Noi lo stiriamo per bene e poi, se vedete, si apre da solo. Diventa una lunga striscia marrone, tutta un po' stropicciata. Noi che cosa facciamo? Con le nostre forbici tagliamo tanti pezzettini, non troppo larghi, vedete? Facciamo tanti pezzettini, larghi più o meno così. Io per fare prima l'ho già fatto, perché nella parte superiore del sacchetto ci sono tutti. Vedete, vi faccio vedere bene. Ci sono, vedete tutti questi beccucci? Tutte queste crestine? Queste ci interessano perché sarà la criniera del nostro leone. Quindi, mi raccomando, ricapitoliamo. Intanto tagliamo tutti questi pezzettini. Prendiamo gli acquerelli. Per chi non avesse gli acquerelli non c'è problema. Facciamo con le matite colorate, facciamo con i pennarelli, con tutto quello che abbiamo a casa. Colla. Matita e tanta fantasia. Pronti? Si parte! Eccoci qui, bimbi! Oggi disegniamo un leone. E sapete, il leone non è facile da disegnare assolutamente, però cercherò in un modo semplice di imparare e di insegnare a tutti voi a disegnare un leone in poche mosse e che sia carino. Il nostro non è un leone cattivo, avete visto, è un leone un po' fifone, quindi deve anche fare un po' ridere, deve essere un po' simpatico.
Allora, cominciamo. Prendiamo la nostra matita. Noi dobbiamo fare più o meno un cerchio, anche se non è proprio un cerchio, se non vi preoccupate, non deve essere preciso, vi insegno a fare una cosa semplice con pochi gesti e poche mosse. Questo cerchio è il nostro muso. Che cosa facciamo? Noi, più o meno dalla punta del nostro cerchio, facciamo una V. Vedete? Facciamo una V. E questo sarà il nostro naso. Poi facciamo un uncino da una parte e un uncino dall'altra. Questo è il nostro muso di questo leone. Adesso magari non si capisce, vedrete tra un po' tutto sarà più semplice. Poi, ad altezza, vedete, di questi dell'inizio del nostro naso, noi dobbiamo fare due cerchietti. Se volete, possiamo utilizzare la nostra colla come per fare un cerchio più bello, vedete? Io la metto e ci giro attorno. Così abbiamo più o meno due cerchi uguali. Più o meno, eh? E questi che cosa sono secondo voi? Questi sono gli occhi del nostro leone. Poi qui facciamo un altro piccolo cerchietto. Facciamo un altro piccolo cerchietto. Ecco. Allora, più o meno a questa altezza, più o meno qui, noi facciamo una piccola riga, che sarà più o meno la nostra fronte, vedete? Siamo più o meno ad altezza degli occhi, e poi guardate, da qui ci allarghiamo un po' di qua e un po' di qua, e poi ci andiamo a chiudere sotto il nostro mento. Non vi preoccupate, ragazzi, se non viene proprio bene, perché dopo vi spiego che cosa andremo a fare. Qui nel nostro, vedete, in questa parte ci va una cosa importante, che sono le orecchie. Le orecchie, una e una, due. Facciamo un altro cerchietto in mezzo. Tu dici, Ale, ma questo più che un leone sembra un orsetto, un topolino. Aspettate che fra un po' arriva il bello. Allora, cominciamo con i nostri colori a colorare un po'. Allora, di che colore è il leone? Il leone è... il colore della savana. E quindi abbiamo una diversa gamma di colori. Abbiamo del giallo. Abbiamo dell'arancione. Abbiamo del marrone. Allora, vedete come faccio? Io comprendo il mio giallo. Matita. E coloro abbastanza velocemente, senza badare troppo. Vedete? Lascio anche degli spazi bianchi. Vedete come faccio? Guardate. Poi prendo
il mio colore arancione e comincio a fare la stessa cosa di fianco. Anche se con il colore vado fuori, ecco, forse così lo vedete meglio. Anche se il colore con la matita vado un po' fuori dal disegno, non vi preoccupate perché dopo vi faccio vedere che cosa faremo. Cominciamo sempre dall'alto e con la nostra matita facciamo tutte queste lineette. Usciamo un po' dal disegno che abbiamo fatto, per quello che vi ho detto non vi preoccupate se non è proprio perfetto. Quello che ci interessa a noi è il risultato finale. Perché voi sapete, no? La cosa più importante, poi riprendiamo il giallo e andiamo un po' qua sopra. Voi sapete, la cosa più importante del leone, che cos'è? È la sua criniera. Quello ci fa capire proprio che è un leone. Non esiste un leone senza una criniera. Vedete? Con il giallo vado un po' più verso il centro, attorno agli occhi. Un po' in mezzo alla fronte. Vedete? Faccio anche un po' in un senso, un po' in un altro. Abbastanza disordinato, non è troppo difficile. Riprendo il mio arancione, comincio a fare le orecchie, vedete? Comincio a fare le orecchie fuori, esco un po' dal disegno che ho fatto abbastanza disordinato, non troppo dentro le righe, non ci piace troppo andare dentro le righe, dobbiamo anche fare qualcosa di diverso, un po' uscire ogni tanto. Visto che ci insegnano tutti a colorare dentro gli spazi, no, ogni tanto bisogna anche andare fuori. Guardate, adesso è molto presto, faccio vedere un po', guardate. Andiamo avanti. Io ho i miei acquerelli che mi piacciono tanto. Se vedete, io qui ho un bicchiere con un po' d'acqua, un pennello. Intingo il pennello e io qui ho un colore che è più o meno un rosa, un rosino, chiaro. Cosa ci serve questo rosa? Con questo rosa noi facciamo il naso. Facciamo il naso e le orecchie. L'acquarello, vedete, è una base di acqua, quindi non è un colore che colora tanto, ti lascia un po' un velo. Poi puliamo il colore, lo rimettiamo dentro la nostra acqua e ci vorrà un pochettino di... questo è un colore, è tipo un giallo ocra, vedete? Vedete? Questo giallo ocra, noi facciamo un po' le orecchie, dove sono rimaste bianche, un po' le orecchie, andiamo qui nei lati del nostro viso, ogni tanto dobbiamo riempire un po' di colore perché, ve l'ho detto, l'acquarello non macchia tanto, non colora tanto come può essere una tempera o un pennarello. Quindi ogni tanto dobbiamo intingere il colore nell'acqua e il pennello nell'acqua e prendere il nostro colore. Allora, questa è una cosa un po' difficile. Facciamo un mezzo giro attorno ai nostri occhi, vedete? Un mezzo giro attorno ai nostri occhi e attorno al nostro musetto. È come se il pennello fosse
come se il pennello fosse una sorta di matita. Vedete? Guardate! Ta-da! Adesso sembra sempre ancora un orso. Non vi preoccupate, andiamo avanti, un passo alla volta. Bene. Aspettiamo un pochettino, perché vi faccio vedere. L'acquerello è acqua, quindi bagna un po' il foglio. Noi dobbiamo aspettare un pochettino che si secchi. Intanto che aspettiamo che si secchi, noi facciamo la nostra criniera. Ci siete? Guardate come si fa. Prendiamo tutti i nostri pezzettini dalla parte sopra, che hanno tutta la nostra crestina. Questa sarà la parte esterna. Quindi prendiamo la nostra amica colla. Ne mettiamo un pochettino sotto, in modo che la nostra parte con la crestina stia fuori, e cominciamo da sotto, guardate. Tacchiamo uno qui, poi ne prendiamo un altro, glielo mettiamo un po' sopra, uno sopra l'altro, vedete? Uno di fianco all'altro, ce ne saranno alcuni più lunghi, alcuni più corti, non c'è problema. Più diversi sono, meglio è. Guardate. Guardate. Magari quelli un po' più lunghi li mettiamo esterni. Nostra colla, ne mettiamo un pezzettino uno sopra all'altro. Stick. Sempre incolliamo un pezzettino sotto e la nostra crestina sopra. Andiamo un pezzettino sopra l'altro. Guardate, che carino! È carino! Così il nostro acquerello si asciuga. Quello che vi ho detto, vedi, se andate fuori dal disegno non c'è problema, perché dopo dobbiamo riempirlo con la nostra criniera. Lo mettiamo qua e arriviamo fino alle orecchie. Ma non è finita. So, cominciamo dall'altra parte. Qua sotto. È grande la criniera del leone. Uno qui. Ecco. Un altro qui di fianco. L'importante è che siano tutti uno di fianco all'altro. Ecco, vedete, ce ne sono dei più lunghi, dei più corti, ma va bene perché la criniera non è proprio uguale. Oh, mi raccomando, ragazzi, finito il nostro viaggio, mi piacerebbe vedere tutti i vostri lavoretti che abbiamo fatto insieme. E al più presto, ve lo prometto, cerco di rimettere su il video dell'omino di latta, che l'altra volta ho fatto un po' di fatica con la connessione. Adesso cercherò un modo carino per, per poterlo ripostare, così ve lo faccio vedere quello che ho fatto, perché dopo dobbiamo farlo insieme. Vedete? Un pezzettino sopra l'altro fino ad arrivare alla fine
del nostro, della nostra criniera. Ce ne ho ancora qui di fianco. Ce ne ho. Vedete con basta un sacchettino piccolo quante ne vengono? Guarda, riusciamo a fare tutto. Poi io ne ho ancora qua di pezzettini. Vedete? Ne ho ancora, che ho tagliato prima. Cosa facciamo con questi pezzettini? Dobbiamo fare la parte sopra. Dobbiamo fare la parte sopra, perché la criniera c'è anche sopra. Stessa cosa. È carino. Vedete? Anche se ce ne sono, vedete, dei pezzettini un po' più lunghi, un po' più corti, non c'è problema. Più sono diversi, meglio è. Questo che è un po' più lungo lo rimetto qua. Guardate, piccoli amici. Guardate. Olè! Adesso. Questo sembra un po' più leone. Manca solo una cosa. Manca l'espressione. Dobbiamo dare un'espressione al nostro leone carino. Prendiamo un pennarello nero e con questo pennarello nero noi facciamo i contorni del nostro nasino, della nostra bocca. Poi facciamo qualche puntino, voi sapete che il leone ha i baffi, e facciamo i due cerchietti dentro gli occhi. Il nostro non è un leone cattivo, il nostro è un leone buono, vedete? Adesso, se volete, lo possiamo ritagliare, possiamo volendo, se vi rimangono ancora tutte queste cosine, possiamo fare un altro strato sotto, in modo che venga una criniera ancora più grande. Mi raccomando, voglio vedere tutte le vostre operine una volta finite. Ciao bimbi, mi raccomando, il nostro viaggio prosegue. Ciao, un saluto da Alessandro Ramin e dalla sua soffitta. Ciao!